Eh sì, ci siamo signori, ci siamo. Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Dissidia Final Fantasy, Opera Omnia versione giapponese, perché è arrivato il Daddy Laguna. Ebbene sì, Laguna finalmente all'interno del gioco, con addirittura arma LD ed arma Burst, con una copertina del banner che è estremamente magnifica. La trovo decisamente fantastica questa copertina. Ultimamente ci sono copertine dei banner e degli eventi che mi stanno letteralmente piacendo, ma insieme a lui, ovviamente, come abbiamo già detto ieri, c'è anche Terra che prende la sua BT Plus, prende rework e diventa decisamente più aggressiva. Ne abbiamo parlato un pochettino ieri, oggi ovviamente ne parleremo meglio in live su Twitch. Vi ricordo, a partire dalle ore 21 saremo insieme per pullare e per fare le feod, le ultime feod in live. Quindi se volete comunque passare una serata e vedere effettivamente quello che sono in grado di fare Terra, bene o male, o perché comunque la BT ce l'ho lo stesso, quindi volendo si potrebbe anche andare a vedere, è Laguna molto tentato di farlo verde. Bellissimo il suo attacco con BT, con la host che abbiamo in sottofondo, Desperado, era una cosa di cui ero assolutamente certo che sarebbe arrivata. È veramente bello da vedere, bello anche come numero di danni. Follow up con LD, follow up se si attacca il boss con il debuff di Desperado, che tra l'altro è un debuff dorato, è dorato come il suo fucile, quindi interessante da vedere. Poi ovviamente ne parleremo meglio nel dettaglio, parleremo ovviamente in live di tutto quello che è in grado di fare Laguna adesso. Anche Lenna, che riceve il suo livello 90, quindi viene sistemata, non subisce rework, ma prende comunque l'Awakening livello 90 e quindi diventa decisamente più forte. Anche Shadow, in questo caso nel banner di Terra, prende l'Awakening livello 90 e quindi avremo modo comunque di vedere come questi personaggi sono migliorati rispetto a prima. Tra l'altro di Shadow mi manca anche la LD, peccato che Shadow non l'abbiano messo insieme a Laguna e abbiano messo Lenna, che comunque ho già come LD, perché avessero messo Shadow qui sarebbe stato interessante per poter ottenere entrambe le LD. E poi hanno inserito anche Garland è il terzo reprint che solitamente ormai inseriscono in queste occasioni, quando escono i banner con BT Plus, in un banner a parte, dove in questo caso viene accompagnato soltanto da Oron con la sua LD. Anche questo non è un banner malvagio, soprattutto se si vuole recuperare Oron. La BT di Garland a mio avviso non è malvagia, purtroppo non cambia tantissimo il personaggio, quindi giustamente farla verde, per me, parlo personalmente parlando, forse è stato un po' uno spreco, e quindi avrei potuto sicuramente sfruttare quei lingotti su qualcun altro decisamente. Gli altri banner, ovviamente, per chi volesse sapere, sono ancora gli stessi, quindi Enna Cross con la BT di Zack, Steiner e Charlotta. Quindi chi vuole effettivamente entrare all'interno della versione giapponese sa che cosa lo aspetta. Ma prima di andare da Laguna, io direi di andare da Garland. Vediamo se Garland mi fa magari il favore di darmi qualche cosina, così, giusto per, anche se da orb dorata probabilmente sarà qualche LD doppione, cosa che non mi interessa più di tanto, ma va bene, alla fine stiamo soltanto riscaldando l'ambiente per stasera, anche se già ci sono 50 gradi all'ombra. X è 35, va bene, non è assolutamente un problema. Stiamo soltanto riscaldando l'ambiente, con 50 gradi fuori, quindi sarà una sauna praticamente stasera. Ma va bene, noi non ci interessa, noi siamo belli gaiardi. Vediamo se invece da Terra abbiamo il miracolo di trovare Shadow, magari. Mi piacerebbe trovare Shadow effettivamente.
Perché comunque sia Shadow mi manca come LD, per cui non sarebbe male, non sarebbe decisamente male trovarlo. Ma giusto per averlo, non tanto per dire chissà che cosa, ma giusto per averlo, si aggiunge alla collezione e poi ovviamente non credo neanche di maxarlo, anche se Shadow in realtà ce l'ho già viola, quindi in realtà non è così malvagio, ma comunque andiamo adesso a gustarci la portata principale che è Laguna. Laguna, sono veramente tentato di farlo verde. Se dovessi trovare la BT o comunque andare deep in base e anche in base a come vanno le pull, perché non so se voglio andare subito diretto per la BT. Io avrei anche i token fondamentalmente da poter riscattare e ne ho diversi da riscattare. Non so se riesco ad arrivare a 50, quindi sarei anche tentato di pullare ovviamente per la LD e magari trovare la BT con i token, cioè prendere la BT con i token. Allora, orbo dorata, io ho fatto il loading ovviamente di tutte le armi, quindi ho caricato tutti i dati, quindi non c'è niente da vedere, però LD dalla free sarebbe davvero davvero invitante e mi farebbe tentennare sul fatto di utilizzare già subito i token che possiedo da parte, ma LD dalla free. Grazie Laguna. Ieri ti ho utilizzato un qualche Lufenio, ho fatto qualche test e tu mi hai ripagato così. Oddio, questa è una bella cosa. Ed è anche, mi sconvolge un pochettino i piani. Mi sconvolge un pochettino i piani, signori. Perché quanti token ho? Aspetta, aspettate, aspettate, perché stasera cambia tutto questo. Cambia tutto, cambia letteralmente tutto questo. Io non me l'aspettavo di poter veramente trovare magari la LD dalla free. Questo cambia tutto, signori. Vabbè, il gioco ovviamente è lentissimo, che ci sta 20 anni a causa, non so, probabilmente i server stanno esplodendo per il fatto di poter pullare Laguna, ma vabbè, casomai faccio un taglio e appena si ripristina il collegamento ci rivediamo. Allora, signori, eccoci qua. La mia situazione al momento è questa, dove possiedo 22 burst token al momento, di cui altri 10 li posso prendere dal vecchio Mog Pass che avevo a disposizione. Vedete, ne posso prendere altri 10, quindi arriverei già tecnicamente a 32. Arriverei subito a 32. Poi ho anche copie di BT da vendere, quindi forse arriverei a 42. Però non credo di arrivare a 50. Non credo, forse non credo di arrivare a 50. No, non mi dire che ora carichi un'altra volta 20 anni. Dai, Madonna, che palle ho stamattina. E quindi forse non arrivo a 50. Comunque, faccio un attimo un calcolo veloce e alla fine chiudiamo il video e vediamo un po' quello che si può fare. E niente, signori, anche facendo i calcoli arrivo a 42 BT token. Non riesco ad arrivare per un pelo a 50, perché anche completando le feud me ne danno 3, quindi arriverei a 45. Più quello che prendo dalla challenge arriverei a 46 e quindi non becco il 50esimo. Questo cambia tutto, signori, perché non so se voglio andare a pullare soltanto per la BT. Non ha molto senso. Non ha veramente molto senso, sinceramente parlando. Quindi non lo so. Ci devo riflettere e devo vedere bene, anche perché la BT probabilmente di fine mese non so se mi possa interessare più di tanto, però questa è un'incognita. Questa è un'incognita. Probabilmente Laguna mi resterà solo LD per ora, ma vedremo. Stasera poi magari parleremo in live e decideremo il da farsi. Anche perché dobbiamo fare le feud, quindi dobbiamo assolutamente studiare come regolarci. Detto questo, signori, io per il momento chiudo qui.
Vi aspetto ovviamente questa sera, decidendo insieme quale sarà il futuro del mio Laguna, se pullarlo o magari aspettare qualche altro banner. E vediamo come va. Detto questo, io per il momento vi ringrazio. Spero che le vostre pull siano andate bene, allo stesso modo di come sono andate le mie. Ci vediamo, mi raccomando, stasera in live su Twitch, ore 21. E come sempre, alla prossima. Bye bye!